Iurato, Caruso, La Porta, Pilardo, Gurrieri, Occhi Pinti, Lalicata, Fasta, Mezzasalma, Mauro, Criscione, Schirinà, Antoci, Podimani, Sortino, Battaglia, Firrincelli, Zagami, Buscemi, Galifi, Pitetti. 17 presenti, 17 presenti, la seduta è valida. C'è qualcuno che vuole intervenire? Se no mettiamo in votazione i verbali delle sedute precedenti. Prego. Grazie Presidente. Ci troviamo in questa seduta dedicata all'emozione, atti di indirizzo che dobbiamo discutere nei punti, nei 4 punti successivi che abbiamo. E avevo in merito qualcosa per quanto riguarda la situazione, chiedo all'assessore qua presente, del monitoraggio dei randaggi. Ho ricevuto di nuovo delle segnalazioni oggi, tra l'altro mi sono trovato a passare nella rotatoria di Contrada Mugno. C'erano, ho visto proprio letteralmente nel pomeriggio, i 4 cani che magari non sono abituati a vedere persone a piedi che stavano per inseguire poi magari si distraevano dal passaggio delle auto. Siccome sapevo che erano stati presi, prelevati regolarmente, questi sono altri nuovi che sono spuntati oppure rientrano sempre in quelli che erano stati monitorati qualche mese fa? E poi un'altra comunicazione la volevo fare in merito al piano delle asfaltature. Il piano delle asfaltature prevede, ho visto che ci sono delle contrade anche che sono previste nelle strade extraurbane, ex provinciali, previste nel piano delle asfaltature. Noi abbiamo un elenco, ecco, lo chiedo anche a lei, visto che ne abbiamo parlato qualche giorno fa informalmente, abbiamo un elenco dove si possono inserire strade extraurbane o di periferia che sono veramente in condizioni pietose, si possono inserire in questo elenco oppure questa priorità è già stata stabilita, l'hanno già sistemata o preordinata gli uffici. Basta. E per il resto dovevo anche fare una segnalazione in merito alle rotatorie dove noi abbiamo l'acqua, quelle che irrighiamo, no? Sono arrivati diversi video, diverse di irrigazione, di rotatorie, giustamente, di rotatorie che abbiamo quelle sistemate col verde. E giustamente, vista la crisi che c'è stata idrica, qualcuno si è un po' indignato. Però da una parte ho difeso la questione, perché se non è che possiamo fare seccare tutto, però il discorso delle perdite idriche in città è ormai fuori controllo. D'accordo che se ne occupa a pieno titolo Ibleacque, e le segnalazioni le facciamo sicuramente a Ibleacque, però c'è una situazione veramente che rischia il baratro. Grazie Presidente. Grazie a lei, collega Chiavolo. Collega Bernardo, prego. Grazie Presidente, Sindaco, Giunta, colleghi consiglieri. Sindaco, volevo dirle che le credo riguardo al fatto che lei non sapesse nulla riguardo le caratteristiche organizzative dell'evento Ibla Baskers e quindi la sua persona è da intendersi come parte lesa nella vicenda. Tuttavia ho fatto una richiesta d'accesso agli atti per conoscere gli atti amministrativi che hanno condotto l'amministrazione all'erogazione di un contributo di circa 25.000 euro all'associazione organizzatrice l'evento. E andando per ordine, innanzitutto la determinazione è la del settore 12 e la 107 dell'8 febbraio,
l'istanza da parte dell'associazione che si chiama Edrisi giunge con protocollo numero 25465 27 febbraio. Andando a vedere l'istanza che ho acquisito dagli uffici, vedo che nella prima parte il luogo in cui si svolgerà l'evento è proprio Ragusa Ibla. Nella parte seconda, a proposito della scheda restrittiva, si legge: si propone di valorizzare le straordinarie caratteristiche ambientali, urbanistiche e monumentali del centro storico di Ragusa Ibla, e continuano gli stessi dicendo e chiedendo all'amministrazione comunale l'utilizzo di alcuni spazi aperti o chiusi, quali i Giardini Blei, la Sala Falcone Borsellino, l'Auditorium San Vincenzo Ferreri, eccetera. Vede, signor Sindaco, io ho letto anche il regolamento sulle sovvenzioni di contributi culturali, che rappresenta il confine entro i quali l'amministrazione si può muovere nell'erogarli. E l'articolo 6 recita che l'amministrazione comunale può apporre delle clausole o condizioni ai quali le sovvenzioni sono subordinate, o addirittura dichiarare la decadenza se queste non venissero rispettate. Quindi adesso, alla luce di tutto questo, a me le cose sembrano due. O lei, come ha dichiarato, e io appunto le credo, non sapeva nulla riguardo questo, però è altresì autorizzato adesso, per quanto abbiamo detto, a revocare il contributo. Oppure, cosa ben più grave, se l'intento suo o dell'assessore Aramo è quello di spostare un evento per rivitalizzare il centro storico invece di crearne un altro a Ragusa Superiore, lei sapeva tutto sin dall'inizio e ha fatto finta di nulla, e noi ragusani ce ne siamo accorti per caso. Chiedo per questo dei chiarimenti, grazie. Grazie a lei. Altri interventi? En passant, prego, consigliere Fiorincini. 4 minuti. Grazie, Presidente. Buonasera, Sindaco, Vice Sindaco, Segretario Generale, Assessori, colleghi consiglieri, amici della stampa, della Polizia Municipale, che ci guarda da casa, e chiunque a vario titolo è all'interno dell'Aula Consiliare. Allora, la questione Castello sta diventando una querelle che ogni giorno ci riserva delle novità, e ad ogni dichiarazione del Sindaco scopriamo nuovi aspetti, o comunque dobbiamo valutare la questione in un modo sempre totalmente diverso. Abbiamo letto e comunque ascoltato, purtroppo non c'è stata replica nell'ultimo Consiglio Comunale, il Sindaco dire che ci sono tante entrate e tante uscite, che addirittura il castello quasi produce perdite, che invece ascoltiamo da un accesso agli atti e quindi da fonti comunali che in parte il castello invece lascia addirittura dei profitti. Abbiamo fatto un accesso agli atti ormai il 27 di agosto, ci è stato chiesto di aspettare fino al giorno 6, ora mi arriva una comunicazione dove si deve aspettare fino al 25 di settembre per avere delle risposte, perché io, prima di intervenire e dire che il signor Sindaco dichiara quanto corrispondente al vero quando parla delle entrate e delle uscite, vorrei leggere gli atti, ma atti che non sono pronti, e quindi non capisco anche le fonti del signor Sindaco quali potrebbero essere, perché naturalmente se il Sindaco e l'ufficio competente non hanno pronto da dare al consigliere Ferrincieli le entrate e le uscite, i costi nelle varie voci che ho richiesto, a partire dal personale, dai costi di smaltimento, rifiuti della pozza IMOF e della cooperativa che si occupa dei volontari, e di altre voci che naturalmente non sono immediatamente producibili al consigliere Ferrincieri, voglio capire: o c'è un doppio problema, o non mi si vogliono dare e mi si fa aspettare ancora fino al 25 di settembre, oppure queste date non sono prontamente visionabili da nessuno, perché nessuno ne è in possesso. E tutto questo mi fa ancora ulteriormente preoccupare, perché vuol dire che tutta la procedura è nata con un alone di improvvisazione che certamente non ci fa ben sperare, e quindi ci fa assolutamente preoccupare. Perché se alla ditta che ha fatto una proposta viene detto che ci sono 640.000 euro di introiti e che ne dovrebbero rimanere 250 di profitti, capite pure bene che se invece il Sindaco dichiara che il castello è in perdita, o comunque il bilancio
e alla pari tra le entrate e le uscite, vuol dire che abbiamo anche comunicato delle informazioni errate o comunque non corrispondenti al vero a chi ha presentato la domanda. Il fatto poi che fino a ieri sulla stampa abbiamo letto, fino all'altro ieri, abbiamo letto che il sindaco dice che il castello non produca profitti, che è in perdita, cioè, ci sembra quasi di voler sminuire il castello di Donna Fugata e far fuggire eventuali potenziali nuovi competitor che potrebbero avvicinarsi e portare un'offerta migliorativa rispetto a quella già in possesso della, dell'ente. Quindi, come dire, intanto noi ovviamente ci riserviamo di fare, perché poi saranno 4 minuti, di fare tutte le azioni possibili e immaginabili, però tuttavia su questo gradiremmo avere le informazioni, segretario generale, perché non posso ulteriormente aspettare fino al 25 di settembre per poter anche mettere una chiosa a tutta la discussione, perché ci piacerebbe avere i dati che dovrebbero già essere in possesso di tutti, essendo quelli su cui si basa tutto, tutto l'affare castello di Donna Fugata. Io mi dispiace, Presidente, volevo solamente rubare un attimo, se posso, per una questione che durante tutta l'estate come dire, ha coinvolto i cittadini ragusani ed è relativa al CCR di Marina di Ragusa, che è stato per tutta l'estate chiuso, c'è l'assessore d'asta, e io vorrei capire, visto che nel capitolato da parte c'è scritto che l'impresa appaltatrice deve garantire l'apertura dei CCR e la presenza continua di un addetto negli orari di apertura a disposizione dell'utenza per i conferimenti dei rifiuti per 6 giorni a settimana, eccetera, eccetera, eccetera. Vorrei capire perché questa a Marina non è successa e vorrei capire come stiamo intervenendo nei confronti del DEC, anzi il DEC come sta intervenendo nei confronti della ditta. Perché qui non si è dato un servizio ai cittadini ragusani e se c'è un organismo deputato al controllo, vorremmo capire questo controllo a che cosa ha portato e perché immediatamente non si è eventualmente sanzionata la ditta ed eventualmente non si è ricorso ai ripari e quindi fornito un servizio che dovrebbe essere per contratto invece offerto alla cittadinanza ragusana. Mi scusi, io ho rubato grazie quest'attimo, c'era qualcos'altro che volevo dire, però penso che il concetto grazie sia chiaro. Grazie. Ci sono altri interventi? Prego il collega Laporta. Grazie Presidente, Sindaco, Giunta, colleghi consiglieri. Io la volta scorsa ero entrato in merito, si sente? Ero entrato in merito proprio chiedendo all'assessore d'asta quello che ha chiesto il consigliere Ferrincino, forse era disattento la volta scorsa. Io? Sì. No, 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 io sto dicendo, l'avevo richiesto questo tipo di domanda all'assessore d'asta perché ad oggi, dopo 4-5 mesi, no, ancora il CCR di Marina di Ragusa è chiuso. No, lo sa perché ci abita il papà prima, l'assessore d'asta. E quindi i disagi, come le ha evidenziato il consigliere, ma le avevo già evidenziato fortemente la volta scorsa, dove anche non solo i cittadini, ma anche le ditte preposte, diciamo, al verde privato, ecco, i giardinieri, che sono costretti a fare pagare di più all'utenza perché devono andare a conferire a Ragusa, e questo è una cosa, secondo me, dopo 4-5 mesi che, cioè, bisogna pensarci, no? Il motivo, magari l'avevo detto la volta scorsa, magari per sapere la motivazione, perché ancora non si sa perché questo CCR è chiuso, no? Le manutenzioni, gli adeguamenti di tutto l'impianto, non lo so, avete parlato così in generale, però approfonditamente e dettagliatamente non si è saputo niente, è meglio saperlo, così lo sa anche la città. Se sono cose che hanno bisogno di tempo, e allora si aspetta, però si sapeva questa cosa, non è che è nato ora il CCR, no? Io mi ricordo, almeno avevo 20 anni e passa, 25 anni che il CCR l'ha incontrato a Palaventano. Ora
se ci sono notizie nuove. La volta scorsa forse ha preso la parola il sindaco e l'assessore si è dimenticato di intervenire, no? Ora magari l'assessore oppure il sindaco, cioè, se ci può dare la guai. Poi un'altra cosa, questa è una segnalazione ed è urgente. Io stamattina passando per le non si sente, ma perché? Ah, mi devo inchinare. Allora, stamattina sono passato davanti alla scuola di Marino, no? Mi devo inchinare. La scuola media, scuola materna e elementare di Marino. Allora, io l'avevo segnalato, l'ho segnalato più volte, attraverso anche i social, video, cioè ormai, assessore Gioffrida, mi rivolgo a lei, al suo buon senso. È veramente vergognoso. Dopodomani, quando gli alunni di scolare andranno a scuola, c'è tutto il marciapiede, più le basole divelte, proprio davanti all'entrata principale dell'istituto, fino ad arrivare all'entrata della materna. Quindi significa tra la struttura che c'è lateralmente alla scuola fino ai carabinieri, dove c'è la caserma dei carabinieri, cioè il pavimento è in aria, ma maggiormente sono proprio all'imbocco per il cancello, ci sono le basole che sono tutte messe uno di traverso l'altro, cioè pericoloso per i bambini. Magari, non so, se non l'ha visto, gli mando una foto, ma penso che l'abbia visto più di una volta. Interveniamo, cioè non è che ci vuole chissà che, ma almeno diamo una sicurezza, no, a chi va a studiare in quell'istituto. Grazie a lei. Collega Buscemi ha chiesto di parlare, prego. Salve Presidente, Sindaco, Assessori, colleghi consiglieri. Approfitto della presenza del consigliere Bernardo per poter rispondere proprio a lui, perché ha pensato bene qualche tempo fa di scrivere una lettera all'onorevole Cateno De Luca per sapere cosa ne pensavamo noi di Ragusa della vicenda Castello. Poi non si capisce se questa risposta la rivuole per lettera, ma posso dire che comunque tra le cose che ha fatto, questa è stata veramente una scelta secondo me parecchio infelice, anche perché bastava, senza nemmeno appizzare un francobollo, chiamarci e chiederci cosa ne pensavamo noi. Veda, le ricordo che facciamo parte di una maggioranza e le nostre rimostranze non le facciamo in pubblico ma nelle sedi opportune. Quindi se non ha letto delle nostre rimostranze in giro non significa che non ci siano state. Io personalmente sono stato critico su come è stata gestita in parte la vicenda del Castello. Ritengo il Castello un monumento a gestione comunale più importante che abbiamo e sostengo che le sorti di un bene così prezioso non si possano risolvere in poco tempo. E in più ritengo che averlo gestito in un periodo infelice come agosto ha dato anche adito, così come abbiamo visto, pure a varie interpretazioni e errate speculazioni. Io e il mio gruppo abbiamo la nostra opinione, che dalle premesse che ho fatto non ci ha lasciato indifferenti, anzi. E in quanto parte leale di questa amministrazione vogliamo dare il nostro contributo, e quando andremo ad approfondire i temi nei prossimi consigli diremo sicuramente la nostra, avanzeremo delle idee nel solo interesse della comunità ragusana e mai, come scrivono e dicono, nell'interesse di singole realtà o gruppi di potere, perché noi di Sud Chiama Nord abbiamo sposato per definizione una linea di pensiero basata sulla trasparenza e la chiarezza. Grazie. Grazie a lei, consigliere Buscemi. Ci sono altri interventi? Prima il collega Calabrese e poi il collega Mauro. Sì, ma chi ha chiesto? Grazie Presidente, Sindaco, Assessori, colleghi consiglieri. Sindaco, si sente? Si sente bene? Non ho la necessità di inchinarmi, io così evito. Tengo la schiena dritta. A parte gli scherzi, inizio con una comunicazione che riguarda i regolamenti. Ho chiesto contabilità in entrata e uscita, ovvero costi e ricavi, con le relative chiamate sul Castello di Donna Fugata.
L'ho chiesto 10 giorni fa, compreso il costo del personale, lo smaltimento dei liquami, la raccolta della spazzatura, il numero degli unità addetti, eccetera. Non mi è stato ancora data comunicazione in merito a questo, quindi gentilmente se posso sollecitare gli uffici, perché ho visto che ci sono altri colleghi che invece questi numeri li hanno avuti, magari facendo altri tipi di richieste ci sono riusciti ad arrivarci, e io credo che il consigliere comunale debba essere messo nelle condizioni di poter svolgere il suo ruolo di controllore. Inizia la scuola, mi pare domani, dopodomani. Oggi è iniziato forse in qualche istituto superiore, no? Adesso inizia la scuola nelle scuole elementari, nelle scuole medie, e inizieranno le visite del sindaco, dell'assessore in queste scuole per andare a trovare gli insegnanti, i docenti, giustamente i ragazzi, eccetera. È diventata prassi, consuetudine, però torno alla sicurezza sulle strade, le strisce pedonali. Una volta, ogni tanto, si facevano almeno durante il periodo dell'apertura delle scuole davanti alle scuole, almeno quelle. Oggi io vedo che, a parte che la città avrebbe la necessità tutta, interamente, di essere dotata di strisce pedonali, perché è veramente vergognoso, utilizzo questo termine, no, poter attraversare una strada nella città di Ragusa, perché io la invito seriamente a contare quante strisce pedonali ci sono che non si vedono e quindi sono come se non ci fossero. Allora, rispetto a questo non raccolgo manco le firme, io glielo dico, così poi se lei decide di farlo a suo buon cuore, visto che l'ha messo in campagna elettorale, l'ha messo come prioritaria la sicurezza del pedone, almeno fatelo davanti alle scuole, no, vi serve anche per acquisire consenso, sindaco, perché poi i genitori vedono, ah guarda che bravo sto sindaco, perché se non li fate invece tutto questo qua non si verifica e mettiamo a rischio l'incolumità, non dico la vita, ma sicuramente l'incolumità degli alunni e dei genitori che li accompagnano, perché si crea confusione. Il centro storico di Ragusa continua ad essere pieno di rifiuti accantonati in angoli di strade. Ormai è prassi che ci sono cittadini che hanno deciso di non conferire con la differenziata, probabilmente perché non la pagano, non pagano la Tari e quindi non hanno nemmeno i mastelli, e la mettono, la depositano in angoli di strada. Sono due le cose: o vi attivate per andare a vedere chi sono i soggetti che delinquono, in questo caso nel senso di lasciare spazzature in giro, no, con i sacrifici che poi devono fare gli operai della ditta che ogni volta devono passare a raccogliere, oppure non lo so, non è previsto sul capitolato, ma mettete dei cassonetti, quantomeno li rendiamo dignitosi, visto che comunque chi ha deciso in questa città di fare la differenziata la fa. Cioè, anche se mettete i cassonetti, i cittadini la differenziata la fanno, non è che andremo a peggiorarla, ma sicuramente non, così non diamo un segnale di decoro a un centro storico che già di per sé di problemi ne ha tanti. Quindi vedetela questa situazione, chi ha la competenza per farlo, perché da un anno e mezzo che vi siete insediati e la situazione non è che va a migliorare, va a peggiorare. E un'ultima cosa, ho ascoltato il sindaco la volta precedente che qui parlava di graniticità della maggioranza compatta, coesa, che non ci sono svarioni, che non ci sono fughe, eccetera. Invece apprendo sempre di più, e lo apprendo da organi di stampa che fanno bene il proprio mestiere, che le fughe, le prese di distanza, le diatribe su gruppi all'interno della maggioranza ci sono, aumentano e avanzano. Ma è arrivato il momento, quando pensate di fare un po' di chiarezza per capire quanti sono i consiglieri di maggioranza che sostengono questa amministrazione? Cioè, continuiamo qui ad avere, tra virgolette, gli stessi numeri di quando ci siamo insediati, e io noto un vicepresidente del consiglio che fa opposizione. Ho finito, presidente, no, non si preoccupi, non dirò cose brutte nei suoi confronti, ho finito. Un vicepresidente del consiglio che fa opposizione all'amministrazione, consiglieri di maggioranza che fanno interrogazioni abbastanza corpose e pesanti, giustamente, ma un consigliere di maggioranza dovrebbe fare altro, come alcuni giustamente fanno.
Allora, rispetto a questo, io credo che dopo un anno e mezzo, sindaco, faccia un po' di chiarezza, anche nell'interesse della città, nella trasparenza, nel cercare di capire, ecco, chi siete che dovete amministrare questa città e chi siamo, visto che aumentiamo di numero, quelli che dobbiamo opporci a questo modo di fare politica. Poi, se vediamo, insomma, che l'amministrazione ha difficoltà con i numeri, laddove ci sono, soccorso rosso si chiama, laddove ci sono atti importanti per la nostra città, come il piano regolatore generale, come avete visto, noi ci siamo. Del resto, su tutte le altre cose, sconti non ce ne sono. Grazie mille. Il consigliere Mauro, prego. Grazie Presidente, un saluto ai presenti. Sindaco, io scorso consiglio comunale le ho posto due domande molto precise. La prima, sapere quale sarà la posizione del Comune di Ragusa all'Assemblea dei Soci di Bleacque di domani. La seconda, se non riteneva opportune le sue dimissioni da Presidente del Comitato sul controllo analogo, attese le palesi inadempienze rispetto al ruolo che lei ricopre. Bene, lei non ci ha dato alcuna risposta, sebbene devo dire... invece gli apostoli della setta direzione Ragusa, a quanto pare, forse in uno stato di trance mistica, una risposta l'hanno sentita, etichettandola addirittura come dura, come giusto che sia, questo in ossequio alla politica gentile, chiara e ineccepibile. Ecco, lei deve considerare che in quest'aula c'è anche chi apostolo non è, c'è chi favorisce il ragionamento all'ipse dixit, c'è chi non ha le visioni, quindi io le chiedo delle risposte rispetto a questi quesiti. Chiaramente non è una risposta dire mi devo confrontare con gli altri sindaci, sia perché lei in quanto tale un'idea sua ben chiara la deve avere a prescindere dalle posizioni degli altri sindaci, due perché la riunione, l'assemblea è domani, quindi immagino che ormai avrà maturato un'idea, e tre perché mi sembra che ci sia un parere legale che non è vincolante in termini generali, ma io credo che per voi sindaci che lo avete richiesto diventi vincolante, che per me che l'ho letto e che non intendo divulgarlo, ma credo sia assolutamente chiaro e unidirezionale. Si parla di grandi responsabilità da parte di diversi soggetti e quindi l'auspicio è quello di capire già oggi quale sarà la sua posizione domani e, ripeto, se ritiene opportuno oppure no di mettersi da Presidente del Comitato sul controllo analogo di Bleacque. Grazie. Grazie a lei. Se non ci sono altri interventi, l'amministrazione è pregata di... Prego, con l'assessore d'asta. Un saluto a tutta l'Aula, al Sindaco, agli assessori, consiglieri, insomma a tutti quanti. Allora, vicenda CCR, lo abbiamo già detto, lo ridiciamo fin quando serve, che il CCR di Marina sarà pronto nel mese di dicembre 2024. Lo abbiamo detto, lo ribadiamo, abbiamo cercato di sostituire questa diciamo, mancanza con una seppur parziale isola ecologica mobile, che può dare il senso di un tentativo di sostituire questo servizio in maniera parziale. Perché questo CCR è chiuso? Perché abbiamo deciso di metterci mano, abbiamo deciso di manutenerlo, di apportare lavori di rifacimento di pavimentazione, riorganizzazione delle aree stoccaggio, revisione impianti, miglioramento della recinzione, ad esempio queste cinque cose e tanto altro. Sulla vicenda che solleva il consigliere Firrincelli è una riflessione, mi permetto di dire, impropria, perché a chiudere il CCR non è stato la ditta che gestisce, diciamo, l'appalto, ma è stato il comune, quindi la direzione di l'esecuzione dei controlli controlla proprio la ditta e non controlla le scelte che fa il comune, quindi questa è una scelta che abbiamo dovuto fare, che abbiamo voluto fare per convinzione, proprio per ridare serenità a chi ci lavora là, ma anche ai cittadini che ne suffriscono gratuitamente. Detto questo, io vorrei augurare un inizio d'anno a tutti gli studenti, il personale
che lavora nelle scuole, perché oggi inizia il primo giorno. Lo faccio perché abbiamo voluto dare insieme all'amministrazione un augurio, pensando di programmare tutto il decoro che c'è dentro le scuole per quanto riguarda il verde pubblico, per quanto riguarda sfalci, e quindi abbiamo voluto accogliere questi ragazzi e tutto il personale con questo piccolo segnale, lavoro che è già cominciato in programmazione la scorsa settimana e che comunque sta continuando in questi giorni. Grazie. A lei. Altri interventi? Assessore Giuffrida, prego. Grazie Presidente, un saluto al Sindaco, agli assessori, ai consiglieri e a chi ci sta seguendo. Io intervengo velocemente per dare alcune risposte che sono state alle domande che sono state sollevate. Per quanto riguarda il piano asfaltatura, consigliere Chiavola, più volte ne abbiamo parlato nei 5 anni precedenti, gli uffici fanno delle priorità, priorità che vengono condivise con me, col Sindaco, con l'assessore alle contrade per le competenze sulle contrade. Dopodiché si stila un programma e si va avanti come si deve andare. Le priorità vengono associate allo stato di degrado, al fatto della percorrabilità della strada, quindi se sono strade ad alto intenso di traffico o al fatto che siano pericolose. Ci sono tutta una serie di parametri che gli uffici tengono in considerazione. Infatti per questo bando già abbiamo fatto delle strade su alcune contrade, mi riferisco a Trecasuzzi, a Castellana, a Camemi. Ci si sta dando attenzione, come giusto che sia, anche alle contrade con questo straccio di rifacimento di asfaltatura. Per quanto riguarda il Consiglio della Porta, purtroppo lì c'è un problema un po' più importante che interessa i marciapiedi, ma sono gli alberi. Quindi cercheremo di approntare, come stiamo vedendo in tutte le scuole, degli interventi che intanto ci mettono nell'immediato in sicurezza un po' l'accesso. Dopodiché studieremo, come abbiamo fatto per le asfaltature, anche lì un'azione energica sul rifacimento di parecchi marciapiedi, così come nel programma elettorale abbiamo indicato. Naturalmente, per poter mettere in atto un programma ci vogliono prima tutta una serie di progettazioni che stiamo per mettere in campo. E per quanto riguarda invece le strisce pedonali, consigliere Calabrese, come è giusto che sia, abbiamo già iniziato a fare strisce pedonali per le scuole. Per esempio venerdì è stata fatta la Rotary, oggi purtroppo il tempo non ci ha aiutato, ma man mano stiamo rifacendo un po' i passaggi pedonali proprio in corrispondenza delle scuole. Ne approfitto anch'io per dare l'augurio agli studenti di buon inizio anno, perché è giusto che i ragazzi abbiano la sicurezza che ognuno di noi dà ai propri figli. Grazie. Ci sono altri interventi? Prego, signor Sindaco. Velocemente, stiamo andando. Allora, sì, è la questione che sono state poste. Buon pomeriggio intanto a tutti. Il consigliere Bennardo solleva la questione dei buskers. Così cerchiamo di ricostruire un po' la vicenda, perché spero di chiarirla un po' qualora non risultino chiare alcune cose. Chiaramente noi abbiamo pubblicato un avviso lo scorso a inizio anno, un avviso per grandi eventi a cui hanno partecipato appunto le associazioni che organizzano l'Ibla Basket a tutto volume, che sono i due eventi, diciamo, che hanno ricadute più importanti sul nostro territorio. E chiaramente la proposta che avevamo ricevuto faceva riferimento a un evento da svolgersi nel quartiere storico della città. Successivamente, comincia a maturare negli organizzatori l'idea di fare qualcosa di diverso, che poi è sfociata nella decisione che abbiamo appreso negli ultimi tempi e di cui si parla.
Quindi quando io dico che questa decisione non l'ho presa io, dico né più né meno quello che è successo. Quando io dico che questa decisione mi ha sorpreso, dico esattamente quello che è successo, mi ha sorpreso perché non era una cosa preventivata. Quindi si avvia una discussione chiaramente con gli organizzatori, perché abbiamo riunioni plurime nelle quali cerchiamo di capire, soprattutto una volta ci siamo resi conto della loro volontà di andare avanti in questa direzione, abbiamo cercato appunto di convincerli anche a dividere la manifestazione in tutti i quartieri della città, quindi sia quelli di Ragusa Superiore ma anche quelli di Ragusa Ibla. Anche su questa cosa, diciamo, c'è stata una chiusura, e quindi dopodiché abbiamo vagliato tutte le possibilità che c'erano di fronte a una situazione del genere. Abbiamo anche preso in considerazione l'ipotesi di revocare il contributo, ipotesi che era stata tra l'altro proposta anche da alcuni consiglieri, ipotesi rispetto alla quale ovviamente ci siamo confrontati anche con gli uffici, con il dirigente del settore, e che certamente presentava delle problematicità notevoli. Ne dico una: se c'è un bando pubblicato e a questo bando partecipano più pretendenti, nel momento in cui all'esito della procedura si assegnano dei contributi sulla base di una classifica, nel momento in cui si revoca il contributo a uno degli aventi diritto, la somma che non è stata assegnata a quella avente diritto dovrebbe essere distribuita tra gli altri pretendenti. Sarebbe stata una cosa diversa da quello che volevamo fare noi, cioè noi volevamo comunque utilizzare le risorse destinate a questa iniziativa per organizzare qualcosa nel quartiere di Ibla. Allora, quello che abbiamo fatto, ripeto, all'esito, e che stiamo facendo, la cosa è ancora in corso, all'esito di vari incontri, tenuto conto che l'associazione in questione risulta essere beneficiaria di altri contributi importanti regionali, come sappiamo, e anche del libero consorzio, una novità successiva ancora, quello che abbiamo provato a fare, che stiamo provando a fare, credo con successo, lo sapremo nelle prossime ore, è di avere comunque la certezza che un evento importante sarà organizzato anche a Ragusa Ibla entro la fine dell'anno. Stiamo ricevendo una proposta in questo senso, e questo è un aspetto secondo me importante, che è anche quello che poi ci chiedevano le associazioni dei commercianti di Ibla. E l'altra cosa importante cui stiamo lavorando con la collaborazione di tutti, anche consiglieri ovviamente e amministrazione, è di ottenere dall'associazione di Rissi, che da decenni ormai si occupa di organizzare questo evento, la garanzia che nell'anno 2025, in occasione del trentennale dell'evento del Festival di Artisti di Strada Ibla Baskers, saranno coinvolti i vicoli, le stradine, le piazze del centro barocco della nostra città antica di Ragusa Ibla. Ora, stiamo lavorando in questa direzione. Io credo che una soluzione si potrà trovare che possa in qualche modo accontentare tutti, e quindi alla fine potremmo dire che si sono raggiunti gli obiettivi che ci proponevamo. Sulla questione del castello, naturalmente questione di grande attualità, non c'è un cambio di versione, no? È una versione univoca. Noi abbiamo sempre avuto una versione, l'ho sempre ribadito, l'ho sempre detto, ribadisco ancora una volta che facendo una statistica degli ultimi anni di attività del castello emerge chiaramente che non c'è nessuno squilibrio tra entrate dovute da biglietteria e altri eventi e i costi di manutenzione del castello, e quindi confermo questa cosa qui. C'era stata nella corrispondenza che avete letto, si faceva riferimento a costo del personale
non indicato al lordo, come giusto che sia, ma al netto delle imposte, quindi capite quale sostanziosa differenza ci sia tra le due cose. Per questo sembrava ci fosse una differenza, la differenza non c'è. Ma quello che vorrei dire, per sgombrare il campo da queste ipotesi, o comunque per cercare di ulteriormente dare chiarezza a questo tema, che non è che se il castello è gestito in sofferenza, possiamo dirlo, con solo 3-4 soggetti, con dei volontari che probabilmente non dovrebbero fare quello che sono chiamati a fare, non è che può essere utilizzato questo come metodo di paragone rispetto ai dati numerici e alle statistiche che poi rilevano quando si chiude una trattativa, o quando semmai si chiuderà una trattativa. Ma bisogna considerare quello che serve al castello. Se il castello in qualche modo ha un utilizzo di personale in numero largamente inferiore a quello necessario, la valutazione bisogna fare con il numero del personale idoneo per gestire al meglio il castello, che non è il numero di 3-4 persone. Quindi se si continua a battere su questo tasto, secondo me si va fuori strada, si dà un'informazione sbagliata e non si considera quello che va considerato. Qual è l'investimento che viene fatto dal partner privato nella gestione del castello nei prossimi anni? Qual è? Raddoppia o no? Si triplica o no? Io dico di sì e lo confermo e lo dico con i numeri. Poi, se vogliamo ignorare ancora questo aspetto, liberi di farlo, quindi non c'è improvvisazione, non c'è niente. Io direi, vi dico anche che forse questa procedura non l'avete approfondita bene, perché io leggo pareri, contributi di varia natura. Bisognerebbe parlare a ragion veduta, bisognerebbe parlare dopo aver letto almeno la norma, dopo aver anche provato a capire come questa norma è stata applicata, norma recente, quindi capisco che ci può essere un imbarazzo, una difficoltà in questo senso. Non è un partenariato ordinario, non è un partenariato ordinario, non è un project financing, è una cosa completamente diversa, è un partenariato speciale dedicato esclusivamente a beni di interesse culturale, è un partenariato speciale, quindi, che prevede una cogestione, una coprogettazione. Non c'è l'ente che si spoglia della propria, diciamo, prerogativa di dare indicazioni sulla gestione del sito, e quindi sostanzialmente quello che succederà, che forse ancora non è chiaro, cercherò di spiegarlo ancora una volta, è che all'esito di una procedura, quando scadrà il termine che è stato prorogato, come sapete è stato prolungato, tutte le proposte che saranno state presentate verranno valutate in una maniera non competitiva ma comparativa, è una cosa molto diversa. Quindi significa questo che alla fine di tutto ci sarà una valutazione sulle varie proposte che arriverà alla individuazione del partner privato proponente, che, attenzione, a quel punto dovrà sottoscrivere con noi un accordo di partenariato, che non è detto che sia quello che oggi leggiamo nella proposta, unica proposta ricevuta. L'accordo può comprendere altre cose, l'accordo può essere migliorativo, l'accordo potrà includere in sé le parti migliori delle varie proposte che arriveranno. L'accordo di partenariato ancora non c'è, c'è una proposta, quindi noi continuiamo a dare giudizi su questa proposta. Attenzione, la proposta è stata vagliata in giunta, è stata ritenuta conforme al programma e all'idea che abbiamo noi, ma non è che abbiamo detto quella proposta va bene e deve essere così e tutto quello che c'è scritto lì sarà recepito e farà parte dell'accordo di partenariato. Non è così. Io continuo a dire che mi auguro fermamente, mi auguro che ci possano arrivare altre proposte, il tempo c'è tutto il modo di valutare, e queste proposte potranno essere comparate, soppesate, migliorate, rinegoziate, per arrivare alla soluzione migliore. Capite che noi partiamo da una base di un investimento di 1,5 milioni di euro l'anno e ancora mi si contesta la utilità di una
iniziativa di questo genere. Però, per carità, va bene, il bene rimane pubblico, consigliere, rimane pubblico, la gestione rimane pubblica nella misura in cui tutto quello che succederà nel castello, anche all'esito della sottoscrizione di questo accordo di partenariato, deve passare dal vaglio della pubblica amministrazione. Cos'è difficile da capire in questa cosa qua? Perché non si studia le carte e vado a vedere esattamente cosa c'è scritto negli atti? Perché non studiate le carte prima di esprimere la vostra opinione? Lo dico per voi. Allora, finisco con l'ultima questione che mi è stata posta al consigliere Mauro sulle acque. Domani ci sarà l'assemblea, come è noto ci sarà l'assemblea. Consigliere. Per favore, collega Calabrese, la fa sensibile. Sì, va bene, ho capito, però... Studiate. L'ha detta a me di studiare. No. L'ha detta a me di studiare, non si preoccupi, lo prendo io con me. Sto studiando. Che ancora oggi benissimo. Si giudica basta, e si commenta senza avere contezza di quello che è scritto alle norme. Lo dico in questo termine, se può essere meno fastidioso per chi ascolta. Volevo dire e brevemente rispondere al consigliere Mauro sulla questione di Bleacque. Domani, come è noto, c'è l'assemblea. Consigliere Mauro, io come mi darà atto del fatto che ho preso questa iniziativa, ho suggerito, anzi rettifico, l'iniziativa l'abbiamo presa tutti i sindaci in assemblea di nominare, di dare un incarico ad un esperto. Mi darà atto del fatto che questa nomina che ho fatto io personalmente, perché sono stato delegato dai miei colleghi, i quali evidentemente ritengono me, e di questo li ringrazio, persona al di sopra di ogni sospetto nella individuazione di un professionista in generale, mi sembra al di sopra di ogni sospetto, al punto da darmi questo incarico, di scegliere io un professionista al quale affidare questo incarico, capirà benissimo che il risultato a cui è arrivato il professionista non è esattamente quello che io auspicavo che arrivasse, perché significa, e glielo dico io prima che lo dice lei, significa certamente arrivare a una conclusione che non è coincidente con quello che ci ha portato alla nomina dell'ingegnere Franco Poidomani come amministratore unico. Quindi no, io ho scelto un professionista in piena coscienza, e il professionista mi ha dato un report che va in questa direzione. Adesso ne prendiamo atto, perché così siamo rimasti, e siccome il professionista ci dice occhio, perché secondo me, attenzione, è un suo parere, stiamo parlando sempre di pareri, occhio, secondo me questa procedura, diciamo, questo incarico non poteva essere assegnato all'ingegnere Poidomani se non, dice lui, a titolo gratuito, domani questa cosa verrà messa sul tavolo. E questa sarà l'opinione mia. Se mi chiedi qual è la mia opinione, caro amministratore unico, l'incarico poteva essere dato soltanto a titolo gratuito, questa è la nostra opinione. Cosa decidi di fare tu? Domani sapremo dall'amministratore unico come si vorrà porre di fronte a questa ipotesi. Lo stesso discorso vale per il ventilato danno erariale, che pure è stato preso in considerazione da questo parere. Ovviamente noi sindaci dovremo in qualche modo proteggere noi stessi anche da una responsabilità che, come sapete tutti, è personale su eventuali mancanze in questo senso. Quindi questa sarà certamente la posizione mia, ma credo di tutti, perché noi abbiamo detto ci affidiamo a questo parere. Ora, se l'amministratore unico domani deciderà, modificando quindi la natura del rapporto così come è stata intesa finora, andare avanti senza che sia previsto alcun compenso, naturalmente con tutti gli accorgimenti del caso, anche in ordine alla nostra richiesta di restituzione di quello che lui ha preso, perché così dovremo fare. Cioè, la posizione mia è chiara e non c'è dubbio, ma non è solo la posizione mia, è solo la posizione di tutti. Naturalmente a questa posizione dovrà tener conto di quello che ci dirà domani l'amministratore unico. L'altra domanda che lei mi rivolge in maniera così un po' capziosa è dire ti dimetterai da presidente del comitato sul controllo analogo? Veda, consigliere Mauro, io non credo
di avere né abusato dei miei poteri, né agito con superficialità, né violato alcuna norma, nella misura in cui, nel momento in cui, quando arriva la proposta di nominare come amministratore unico l'ingegnere Poidomani, proposta che non è stata, non origina da me stesso, ma insomma è stata una proposta che uno dei sindaci hanno messo sul tavolo e che è stata accettata e accolta da tutti quanti all'unanimità, questa è una cosa molto importante che conviene sempre ribadire, quando a suffragio di questa proposta sono stati depositati e resi noti dei pareri legali di autorevoli giuristi, quando è venuta fuori il dubbio che la nomina potesse in qualche modo essere in contrasto con l'ordinamento giuridico, e su questa cosa si è aperta una discussione, quindi quando sono cominciati ad arrivare pareri di un legale che diceva una cosa, un altro legale diceva la cosa opposta, l'ente locale, la regione ci diceva una cosa, gli uffici del comune di Ragusa dicevano un'altra cosa, cioè quando si sono incrociate queste teorie giuridiche che vanno rispettate, consigliere Mano, tutte alla stessa maniera, allo stesso livello. Ora, se noi alla fine decidiamo, come abbiamo deciso, di affidarci a un ulteriore parere, vorrei capire qual è il vulnus sul difetto di controllo che lei mi imputa e per il quale chiede le dimissioni. Io, anche se oggi il risultato dovesse essere negativo rispetto alla scelta, non possiamo mai negare, nessuno può negare che ci sia stato un percorso argomentativo per arrivare a quel risultato suffragato da autorevoli pareri. Ripeto, anche se oggi io prendo atto che il parere finale che abbiamo raccolto è nel senso opposto a quello che c'era stato rappresentato inizialmente. Quindi io non è che mi devo io non mi dimetto, dico il mio ruolo di presidente del comitato sul controllo analogo è a disposizione dei colleghi naturalmente, ma credi, le assicuro che abbiamo un clima di grande collaborazione e condivisione e io credo che domani riusciremo a venire fuori con una soluzione migliore possibile nell'interesse poi delle nostre comunità. Grazie, possiamo entrare nell'ordine del giorno della seduta odierna con l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti e relativi processi di verbale aventi numero 22 dell'8 luglio 2024, 23 seduta del 15 luglio 2024, 24 seduta del 22 luglio 2024, 25 seduta del 24 luglio 2024, 26 seduta del 29 luglio 2024, 27 della seduta del 2 settembre del 2024 e gli atti deliberativi del Consiglio Comunale adottati. Possiamo mettere in votazione? Gli scrutatori, abbiamo detto Battaglia, Galifi, Firrincieli. Benissimo, possiamo mettere in votazione i verbali, prego. Bennardo, Calabrese, Chiavola, Iurato, Caruso, La Porta, Lardo, Urrieri, Occhipinti, Lalicata, assente, Pasta, Mezzasalma, Mauro, Criscione, Schininà, Antoci, Podimani, Sortino, Battaglia, Firrincieli, Zagami, Uscemi, Galifi, Bitetti, 19. Verbali approvati all'unanimità dei presenti. Possiamo passare al secondo punto all'ordine del giorno. 19. Voleva sapere quando è? 19 presenti. Benissimo. Possiamo passare al secondo punto all'ordine del giorno, che è la mozione in merito ai criteri adottati per la scelta dei professionisti da impiegare in progetti socioeducativi, presentato dai colleghi del PD, in particolare collega Calabrese e Chiavola. Prego, collega Calabrese. Sì, presidente.
Grazie. Io abbiamo presentato sta mozione perché si sente, sì. Da più parti ci è arrivato, ecco, delle lamentele in merito a questo nuovo metodo. Da anni il comune di Ragusa usufruisce di interventi in ambito socio-educativo realizzati in collaborazione con gli istituti di competenza comunale, come istituti comprensivi, circoli didattici con scuole dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado, e finalizzati alla prevenzione di situazioni di disagio sociale, affettivo o psicologico. Un servizio particolarmente apprezzato che col passare del tempo è diventato davvero uno strumento di grande importanza tanto per gli alunni che per le loro famiglie. Per espletare tali servizi i dirigenti scolastici si sono serviti di figure professionali attingendo da graduatorie triennali stilate sulla base dei titoli e degli altri criteri tipici dei concorsi. Da quest'anno il dirigente del settimo settore del comune ha deciso di sostituire la graduatoria con una long list di professionisti dalla quale i dirigenti scolastici potranno pescare le figure di proprio interesse in modo completamente discrezionale, senza tenere conto di criteri oggettivi. Riteniamo che si tratta di un metodo poco trasparente, che lede il principio di equità di trattamento tra i professionisti. A tal proposito, il Consiglio Comunale chiede di mettere ai voti all'amministrazione comunale di farlo, di accantonare l'idea della long list e tornare al metodo della graduatoria per titoli, che dia criteri oggettivi ai dirigenti per scegliere i professionisti utili ai progetti da portare a termine. Questa è la richiesta che assieme al collega Chiavola abbiamo voluto evidenziare, abbiamo voluto mettere in risalto. Ascoltiamo che dice l'amministrazione. Grazie. Grazie a lei. Assessore Pasta, prego. Sì, buonasera Presidente, Sindaco, Assessori, Consiglieri. Prima di rispondere al consigliere Chiavola, volevo in qualità di Assessore per l'Istruzione... Al consigliere Calabrese anche. Scusi, Calabrese, beh, anche Chiavola, sono entrambi. Volevo come Assessore all'Istruzione porgere anche io i miei auguri a tutti gli studenti che si accingono insomma ad avviare il nuovo anno scolastico, così come ai professori e ai dirigenti, soprattutto i dirigenti che quest'anno si troveranno in una gestione molto complessa e articolata degli istituti comprensivi, perché da quest'anno non avremo più i circoli didattici ma saranno 5 istituti comprensivi a seguito dell'accorpamento che si è effettuato durante l'anno scorso. Quindi avranno veramente una grande sfida quest'anno, perché passeranno insomma da dei numeri ridotti di 800-900 studenti, alcuni arriveranno a gestire ben 1800 studenti. Capite bene che sarà una gestione molto complessa e articolata. Ringrazio allo stesso tempo i colleghi insomma per la collaborazione nel cercare di rendere insomma questo avvio di anno scolastico quanto più diciamo fruibile per i ragazzi, così come per i docenti e quindi tutti coloro che gravitano nel mondo scolastico. Quindi ringrazio l'assessore D'Asta e l'assessore quindi ai lavori pubblici per la collaborazione quindi che stanno dando in questi giorni. Allora, in merito all'equipe socio-pedagogica e quindi alle figure professionali, la scelta realmente che nasce quindi per la creazione di questa long list, non c'è una differenza, nel senso realmente la differenza sta nella discrezionalità che avranno i presidi nella scelta dei professionisti, e questo nasce per due ordini di motivi. La selezione verrà fatta sempre per titoli, quindi chi oggi si trova all'interno di questa long list è stata fatta una valutazione dei titoli dei vari professionisti. Ciò che è successo negli anni passati, quindi spieghiamo un po' come avviene. Avviene che le scuole presentano un progetto, il progetto viene valutato e vengono assegnate le ore secondo i professionisti quindi che vengono richiesti. Quindi a questo punto il comune assegna delle somme e sulla base di queste somme le scuole fanno dei contratti libero professionali. Quindi negli anni passati aver svolto questa graduatoria ha portato all'adesione di una numerosità eccessiva di soggetti, quindi nel 2019 parliamo di ben 668 istanze,
dove su 668 istanze coloro che hanno realmente lavorato in media sono stati 44 persone all'anno tra le varie figure, quindi il 10%. Questo ha creato una mole di lavoro non indifferente e nella realizzazione della procedura e poi nei controlli, insomma nell'assegnazione successiva, quindi nel chiamare. Abbiamo avuto tanti rifiuti, quindi che venivano chiamate le figure professionali. Quindi quest'anno abbiamo voluto semplificare la procedura, verificando sempre i criteri oggettivi dei professionisti, perché devono avere dei titoli, e rendere anche un tempo più corto nel mettere in atto tutto questo processo, che da giugno a settembre oggi ci troviamo già una long list che è già completa e quindi che possiamo fornire già a brevissimo, quindi nelle scuole, per poter andare a selezionare i vari professionisti. La 333. La scelta nasce anche da un altro ordine di motivo, perché si sono verificati dei casi in cui la riconferma di un professionista, proprio anche per delle casistiche specifiche che si sono ritrovati all'interno delle scuole, in questo caso può essere più semplice piuttosto che attraverso lo scorrimento di una graduatoria. Inoltre, ripeto, la graduatoria, quindi noi facciamo questa selezione per avere la certezza che siano dei professionisti e che abbiano dei titoli. Ma dall'altro lato questo è un controllo che noi facciamo per garantire il servizio a valle, quindi il contratto realmente libero professionale viene fatto dalle scuole, quindi dai dirigenti scolastici, e mentre quindi con la vecchia procedura, essendo una graduatoria, in qualche modo aveva fatto pensare agli operatori che potevano avallare un diritto di assunzione, non è così, perché non è un'assunzione che viene fatta con un comune, ma è soltanto un contratto libero professionale secondo un numero di ore che vengono assegnate. Quindi il tutto nasce dal voler snellire le tempistiche e le procedure in modo tale da poter dare alle scuole in tempi celeri l'elenco dei professionisti che possono essere quindi utilizzati all'interno di questo progetto, quindi che viene presentato. Vi dico, insomma, quest'anno abbiamo avuto anche un numero inferiore di rifiuti, perché chi ha partecipato e chi era nella vecchia graduatoria ovviamente ha tutti i requisiti, tutti i titoli per poter entrare di diritto in questa long list, ed entrando nella long list, se sono soggetti che hanno lavorato in un certo modo e quindi che hanno contribuito quindi al servizio, verranno sicuramente riconfermati da parte dei dirigenti scolastici. Spero di aver in qualche modo chiarito le motivazioni che stanno dietro quindi questa scelta. Grazie. Grazie Assessore Pasta. Collega Calabrese, vuole intervenire? Chi vuole intervenire ovviamente. Sì, Presidente, grazie. Credo che sia un argomento importante che tocca una fascia di alunni che sicuramente vanno attenzionati in modo particolare. Evidentemente noi abbiamo ritenuto tale che la discrezionalità dei dirigenti, in questo caso, così come voi avete deciso di fare, prevalga sui titoli, sulla graduatoria che voi avreste dovuto fare. Noi la pensiamo diversamente. Avete deciso di fare la long list, avete deciso di fare scegliere i dirigenti, l'ha detto lei stessa, probabilmente verranno riconfermati quelli che c'erano, che ben sia, però così significa circoscrivere e chiudere a chi comunque vorrebbe intraprendere una collaborazione, in questo caso con il comune, di poter avere la possibilità di farlo. Io non lo so, ripeto, questa è una scelta che noi non condividiamo, che voi avete fatto e che noi abbiamo voluto interrogare e chiedere al Consiglio Comunale soprattutto che venga ripristinata la meritocrazia in funzione ai titoli, non in funzione alla discrezionalità di un singolo dirigente, che poi non lo so, ci sarà la long list, ma non credo che ci saranno i curricula per ognuno di questi qua. Si vanno a studiare i curriculum, 333 curriculum, magari l'avete fatto per snellire i lavori degli uffici, così come lei ha detto, no? Però io credo che sia, al di là del lavoro che c'è, la mole di lavoro che c'è in ufficio, io credo che questa qui sia un metodo che sicuramente non è chiaro e trasparente, come invece lo era prima, quando si va a fare un discorso di graduatoria per titoli. Questo è il nostro personalissimo parere. Poi voi siete liberi di decidere di fare quello che volete. Se la norma lo prevede, lo potete tranquillamente fare. Grazie.
Se non ci sono altri interventi possiamo passare al... dobbiamo mettere in votazione, scusate. Dobbiamo mettere in votazione la mozione presentata dai colleghi, perciò per appello nominale. Bennardo, Calabrese, Chiavola, Jurato, Caruso, La Porta, Ilardo, Burrieri, Occhi Pinti, Lalicata, Pasta, Mezzasalma, Mauro, Criscione, Schirinà, Antoci, Podimani, Sortino, Battaglia, Firrinceli, Zagami, Buscemi. Ah, Zagami è assente. Io avevo sentito, sì. Infatti, chi l'ha detto? Sì. Ah, ok. Meno male, avete detto. Buscemi, Galifi, Vitetti. Quindi sono in 16 presenti, 10 contrari e 6 favorevoli. La mozione è stata respinta. Passiamo all'atto di indirizzo presentato dal collega Chiavola. Prego, lo puoi illustrare, collega. Grazie Presidente. Sì, no, beh, erroneamente forse è stato firmato Chiavola, ma lo può considerare Partito Democratico. Allora, quest'atto di indirizzo con un allegato dietro, che è una app scaricata da Google, no? È stato scritto in merito a una problematica viabilistica all'interno della frazione di San Giacomo, una problematica che ormai è letteralmente cronica. Difatti l'abbiamo già forse discusso un'interrogazione a risposta orale sull'argomento che riguardava su per giù la stessa problematica e riguarda la messa in sicurezza dei principali incroci e intersezioni della frazione. Avendo constatato da anni, con numerose segnalazioni, considerando che il primo sopralluogo dell'amministrazione Cassì avvenne tramite il capo di gabinetto nel 2018, nel mese di agosto del 2018, cioè non appena insediata la prima amministrazione Cassì, considerate le numerose e svariate interrogazioni, emendamenti e atti di indirizzo nei vari bilanci che negli anni, vi ricordate tutti, abbiamo presentato come Partito Democratico in merito a questa questione, interpellanze varie e numerose, si coinvolge questo Consiglio Comunale a far voti affinché si renda sicura nell'immediatezza la viabilità all'interno del cuore centrale della frazione di San Giacomo, con la messa in sicurezza dei due incroci principali dalle quattro direzioni viarie, con la realizzazione di passaggi pedonali rialzati, soluzioni ottimali previste ovunque in centro abitato. Si ricordano svariate tragedie in passato, mi dispiace ricordare le tragedie del passato, ma in questo caso bisogna citarle, davanti all'assenza di tale norma in sicurezza, già citata in altre occasioni, quella dell'agosto 2019 a Cavatalica, dove perse la vita una giovane lavoratrice. Proprio e lì il problema è stato risolto, proprio con i passaggi pedonali rialzati. Proprio nella suddetta frazione è stato risolto con la realizzazione, si ricorda all'amministrazione di essere soggetto responsabile ai fini di evitare simili tragedie. Io non voglio stare qui a ripetere quanti casi in tutta Italia di sindaci che sono stati coinvolti a livello giudiziario per dei guardarail rotti, ad esempio, c'è finito dentro uno, per altre situazioni di pericolo in giro per le strade del comune di competenza. Non voglio neanche ripetere ogni volta quanto sia necessaria la sicurezza del pedone, perché l'ha detto più volte il sindaco in campagna elettorale l'anno scorso e i cittadini della Cusana gli hanno dato ragione di questo. Finalmente l'amministrazione Cassì nel secondo mandato si è convinta a realizzare i passaggi pedonali rialzati, li abbiamo visti in via Cartia, in via Moro, in via Falcone, no? Finalmente si è convinta a realizzare questi, perché prima esistevano, io li vedevo a Modica 10 anni fa, a Nicolosi, in altre parti della Sicilia, finalmente ci siamo convinti a rialzare, rimane questo vulnus di non poterle rialzare a San Giacomo. Io già lo so che l'assessore, il vice sindaco, mi risponderà, siccome non ci sono i marciapiedi,
cioè, che è nato prima l'uovo o la gallina? Siccome non ci sono i marciapiedi non possiamo passare, ma già dichiarare che nel centro di una frazione non ci sono i marciapiedi è una dichiarazione forte e pesante, Presidente, no? Dice, ma come non ci sono i marciapiedi? E allora realizzatele. Allora non dico che i marciapiedi in alcune parti di San Giacomo ci sono, non è vero che non ci sono, però possibilmente c'è da un lato e non c'è nell'altro, ma è possibile, assessore, vice sindaco, mi creda, è possibile che non possiamo realizzare un passaggio pedonale rialzato in una situazione di pericolo dove, ad esempio, davanti alla scuola c'è il marciapiede da un lato e dall'altro lato però purtroppo non c'è, oppure davanti al supermercato, sto parlando di punti nevralgici dove la gente arriva a 70, 80, 90 km orari, cioè dove il marciapiede da un lato c'è e dall'altro lato non c'è, cioè se da un lato c'è e dall'altro lato non c'è, il pedone attraversa lo stesso. Io sono convinto che questo ostacolo burocratico del marciapiede, se manca, lo possiamo aggirare per la sicurezza del pedone, almeno nel caso in cui dove la strada è di nostra esclusiva competenza e c'è uno dei quattro incroci, la strada ex 53, ex provinciale 53, che è di nostra competenza, dove già lei, assessore, la ringrazio, è intervenuto nella primavera del 2023 con un rifacimento del manto stradale per una quarantina di metri. In ogni caso ho interpellato gli uffici della provincia nella persona del dirigente ingegnere Sinatra, lo posso citare apertamente, ci ha detto: in nulla osta da parte nostra saranno sicuri, garantiti, fatevi i passaggi pedonali rialzati, noi vi daremo sicuramente il nulla osta. Perciò potremmo benissimo, se vogliamo dare un'attenzione alla sicurezza della frazione di San Giacomo, potremmo benissimo realizzare quattro passaggi pedonali rialzati nel punto dove è di competenza nostra, davanti nei dintorni del supermercato, uno ce n'è, davanti alla parrocchia una ce n'è, davanti alla guardia medica una ce n'è e davanti alla scuola. Sto parlando di quattro istituzioni importanti, trafficate, importanti della città. Caro assessore Guerrieri che è qui presente, certo, la pezza ce la possiamo mettere e io la ringrazio, so che si sta muovendo per mandare gli ok velo, ma ci mettiamo una pezza. Ci mettiamo una pezza perché purtroppo sono un segnale, sono un... No, io so che si sta muovendo per farle mettere, no? Se, penso che sia vero, no? Non mi faccia dire una cosa che pure non è vera. È un dissuasore quantomeno di intenzione, però il passaggio pedonale rialzato è quello veramente più incisivo, più importante, che risolve il problema degli incidenti. È anche vero, e la ringrazio, assessore, approfitto, che quando abbiamo fatto la richiesta alla prefettura per mettere quel particolare importante mezzo elettronico, no? Non è stato possibile perché, ahimè, la zona non è teatro di incidenti mortali rilevati. Tradotto, che c'è a scappare per forza o morto, e siccome in certe situazioni, in qualcuno di quegli incroci, c'è una situazione veramente di pericolo forte e simile. E in ultimo, nel tratto dove lei mi dirà che manca un marciapiede, però dall'altro lato c'è, è possibile secondo me intervenire con la realizzazione di un piccolissimo marciapiede e in ogni caso diamo un segnale per la sicurezza dei cittadini, per la sicurezza del pedone, per la sicurezza dei cittadini tutti. Grazie. Grazie a lei. L'assessore Giuffrida. Grazie Presidente. Consigliere Chiavola, lei nella sua interrogazione parla affinché si renda sicura nell'immediatezza la viabilità della frazione di San Giacomo con la messa in sicurezza dei due incroci principali. Le ricordo, ma più volte abbiamo discusso sia in questo Consiglio Comunale ma anche in privato, che i passaggi pedonali rialzati non servono per rendere sicuro un incrocio. Per rendere sicuro l'incrocio sono altri sistemi. Cioè, il passaggio pedonale serve per garantire il passaggio dei pedoni su una strada in sicurezza. È una cosa totalmente diversa rispetto a quello che chiederei. Il passaggio pedonale rialzato serve per far passare, attraversare la strada i pedoni in sicurezza. Cosa vuol dire questo? Che all'inizio e alla fine del passaggio pedonale ci deve essere marciapiede, perché altrimenti, se non c'è un marciapiede, io rendo insicuro
il mio pedone, perché non può attraversare e non può andare in quel ciglio stradale. In alcuni casi specifici, soprattutto in alcune contrade dove la densità dei pedoni è inferiore rispetto al nucleo cittadino, dove giornalmente i pedoni è uso comune camminare a piedi, si fanno da un lato che normalmente è il lato dove le persone camminano o raggiungono le proprie abitazioni. Se noi facciamo attraversare i pedoni realizzando un passaggio pedonale, quindi li convogliamo in quel punto, potremmo veramente determinare la condizione che lei ha detto in premessa, quello di dare insicurezza ai pedoni invece di dare sicurezza. Quindi dico, cerchiamo di studiare, e l'impegno dell'assessore Curieri, di tutta questa amministrazione, del sindaco in prima, è quello di dare, come abbiamo più volte detto e lei stesso l'ha detto in premessa e nel nostro programma elettorale, di rendere più sicuro il pedone. Come le ho già detto nell'intervento introduttivo, questa sicurezza naturalmente non può essere improntata al caso, cioè dobbiamo prima ragionare e mettere in campo tutta una serie di interventi. Già l'intervento di riduzione della velocità, non so se il velocay può essere una soluzione, ma sicuramente non può essere il passaggio pedonale rialzato, dove io permetto al pedone di attraversare da un luogo sicuro che è il marciapiede a un luogo che non è sicuro perché non c'è il marciapiede. Grazie. Grazie a lei. Possiamo mettere in votazione? Prego, prego. Una breve replica, risposta io la devo dare. Io mi ritengo soddisfatto della risposta estremamente burocratica e precisa dell'assessore vice sindaco, che mi dice che il passaggio pedonale rialzato deve collegare necessariamente due marciapiedi. Io però le facevo notare all'assessore che in ogni caso questo caso che noi violeremmo collegherebbe un marciapiede da un lato già esistente, da un altro lato non c'è il marciapiede, e non si tratta di passaggi pedonali da realizzare negli incroci, ma sempre in prossimità degli incroci. Poi dopodiché, assessore, siccome io devo dare risposte, devo dare conto, perché sulla sicurezza, attenzione che voi siete responsabili, se succede un incidente dovete, io la prima cosa che gli dico alla gente, assessore, è rallentate, andate sotto i 50 km orari all'interno dei centri abitati, io questo dico, capito? Questo è quello che dico, non è che posso dire non ci possono dare i passaggi pedonali rialzati perché non abbiamo i marciapiedi, anche perché, mi dispiace, ma poi i cittadini me lo dicono, mi portano gli esempi di altri posti dove esistono questi passaggi pedonali rialzati senza marciapiede. No, a Ragusa no, a Cavadalica, a San Biere, a Frigentini ad esempio è pieno di passaggi pedonali rialzati non necessariamente collegati da marciapiede. Perciò che vuole che le dico? Io non credo che violeremmo una norma se noi li realizziamo, sono convinto che una norma non la violiamo e non ci denuncierebbe nessuno. Grazie. Grazie a lei. Possiamo mettere in votazione la mozione, prego segretario. Bennardo, Calabrese, Chiavola, Iurato, Caruso, La Porta, Ilardo, no. Gurrieri, Occhipinti, ok, Lalicata, Pasta, Mezzasalma, Mauro, Criscione, Schininà, Antoci, Podimani, Sortino, Battaglia, Firrinceli, Zagami, Uscemi, Galifi, Bitetti. Sono diventati 13, attenzione, 10 contrari e 3 favorevoli. 13 presenti, 10 contrari e 3 favorevoli. L'atto di indirizzo è stato respinto. Al quarto punto è stato presentato un atto di indirizzo da parte dei colleghi Sortino, Mezzasalma e Galifi e Lalicata. Ovviamente i colleghi Sortino, Mezzasalma e Lalicata mi hanno chiesto di rinviarlo, dato la loro assenza, che sì, ma anche il collega Galifi il rinvio, vabbè, benissimo, possiamo mettere in votazione il rinvio. Prego. Allora, sul rinvio. Bennardo, Calabrese?
assente, Chiavola, Iurato, Caruso, La Porta, Ilardo, no, no. Gurrieri, Occhi Vinti, L'Alicata, Pasta, Mezzasalma, Mauro, Criscione, Schininà, Schininà, no, Antoci, Podimani, Sortino, Battaglia, Firinceli, non c'è, Zagami, Buscemi, Galifi, Bitetti, sì, comunque sono 11 presenti. 11 presenti, manca il numero legale, la seduta è aggiornata un'ora.
Riprendiamo il Consiglio Comunale con la votazione dell'atto di rinvio della mozione. Prego, segretario. Bennardo, Calabrese, Chiavola, Iurato, Caruso, La Porta, Ilardo, Gurrieri, Occhipinti, Lalicata, Pasta, Mezzasalma, Mauro, Criscione, Schininà, Antoci, Podimani, Sortino, Battaglia, Firrinceli, Zagami, Buscemi, Galifi, Vitetti. Non essendoci il numero legale, la seduta è rinviata a domani alle ore 18. Buona serata.